Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio con Quakercraft. Siamo tornati su Minecraft. Allora, nel scorso episodio abbiamo trovato i primi due tipi di animali da tenere qui in gabbia, letteralmente in gabbia, così possiamo avere la nostra farm di pelle, anche latte, giustamente dalla mucca si possono ricavare quei due materiali importantissimi. Dal maiale la carne, cioè, non c'è molta altra roba che si può ricavare da lui. E in questo episodio proviamo ad andare a cercare le pecore, ma soprattutto anche le galline per le uova e per le penne. Poi nello scorso episodio abbiamo fatto l'altra farm di canne da zucchero. In futuro probabilmente ci faremo anche la farm di cani di bambù, perché potrebbero tornarci utili anche loro, in effetti, adesso che ci penso. E poi vedremo. Allora, la prossima recinzione la metterei qua sempre, qua di fianco. Mi toccherà di prolungare un po' quella lingua di terra lì, in effetti, adesso che ci faccio caso. Le galline, ahimè, mi toccherà buttarle o qua davanti. Oppure dovremo modificare ancora anche lì, che mi sa che faremo così quando alla fine. Perché qua cioè, ci toccherebbe di andare a prendere un mucchio di terra e chiudere tutta quella zona lì, e non è il caso, per il momento, diciamo. Niente, dai. Allora, ci servono per le galline i semi, i semini di grano. In realtà, qualsiasi tipo di semini mi sa mi servono. E per le pecore serve sempre il grano normale, quindi il grano, grazie a Dio, abbiamo una wheat qui, questo non ci manca. Più che altro facciamo subitissimo, e dico subitissimo, le fence per fare la recinzione lì di fianco ai maiali, così siamo già preparati, abbiamo già l'animale portata di mano. Speriamo di non doverci allontanare troppo, più che altro, perché non è il caso. Non è proprio veramente il caso di allontanarci troppo. Dopo ci perdiamo ed è la fine. Facciamo. Non è tanto, però. Aspetta, fammene delle altre del legno, magari. Adesso se ne possono fare di più. Ok, così dovrebbero bastare, in teoria. Ah, si sta facendo notte, ottimo. Aspetta che mi butto subito nel letto. Non voglio visite indesiderate, se non vi dispiace. Ok. Tanto qua le nostre canne stanno crescendo tranquillamente. Ottimo, direi. Non ci sono mostri? No. Ok. Non ci sono. Allora, chiudiamo qua. Allora, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Ok. Ah, ok. Ma pensavo peggio. Pensavo peggio, in effetti, adesso che ci faccio caso. Più che altro, sì, per arrivare dentro a questo, secondo me ci tocca metterlo là, la porta. Cancello. Allora, qui direi di chiudere fino a qua, a terra. Sì, c'è così. Andiamo a recuperare la terra un attimo, velocemente. Velocemente. Oh, è uscito un'altra cosa di grano. Ottimo. Così i suoi semini li usiamo. Ok, questo lo ripiazzo. Il suo semino lo teniamo. Il grano ne abbiamo due, così adesso. E cos'è che dovevamo fare? Ah, la terra. È tutto un lapsus così improvviso. Mettiamo via un attimo questa roba qui. Non mi basterà. Aspetta. Facciamo velocemente così. Ecco. Allora. Andiamo a chiudere qua. Possiamo anche mettere questo? Ah sì. Va bene così, dai. L'ho finita? Ah no, ok. Pensavo fosse finita l'ascia di già. Cazzo, quante asce devo creare? Ma sì, teniamola di qua.
Anche perché qua non credo proprio di metterla. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma sapete che in effetti invece riesco a metterla qua? Facciamo così, togliamo questa roba qui. L'albero, oddio, potrei anche lasciarlo? Eh no, perché deve starci uno spazio tra la fence e i blocchi. No, questo albero qui mi toccherà toglierlo. Ok, sarà un po' particolare. Grazie, mi raccomando. Sei sempre in anticipo, sempre a rompere i coglioni, eh. Giusto in tempo per rompere, temporale. Spero che non sia un temporale. No. Non è il colore da temporale questo, però. O mi sbaglio. Vabbè, fra pochi secondi lo capiremo. Perché se si sente un tuono, andiamo subito a letto. Ok. Beh, questa la togliamo, va. Facciamo così. Ah sì, perché poi ho fatto anche questo errore qui, che qua è il nono blocco, quindi io devo anche togliere questi io di blocchi. Non ci ho pensato. Ok. Sì, meglio. Meglio me. Oh, madonna, è vero. Mi sono dimenticato di sto albero che bloccava questo. Ecco perché non stava sparendo, ho detto, ma perché non sparisce sto albero dal cavolo? Ok, non doveva esserci nient'altro collegato, ok. E aspetta, togliamo anche questa lingua qui. Che poi... No, non voglio andare a rovinare troppo il posto. No, allora, qui chiudiamo. E continuiamo a mettere... O l'entrata la metto da quest'altra parte di qua. Che non mi dispiacerebbe, in effetti, adesso ci faccio caso. Sì, c'è così. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ok. Questo albero qui non lo lasciamo. Ok, e anche il recinto, il quarto recinto l'abbiamo fatto. Così. Se troviamo subito tutti e due gli animali che ci servono, siamo a posto. Mi mancano solo i fence gate da craftare. Le carote nel frattempo una è cresciuta. Bene. Ottimo, direi. Queste qui... Posso ripiantarle per piacere? Mi dispiace averle tolte così tante. Tanto sicuramente le toglieremo tutte e le ripianteremo in un posto un po' più comodo. Diciamo, perché questa lingua di terra qui, in effetti, che ci sto facendo caso, mi sa che la toglieremo in futuro, perché è un po' stretta questa cosa qui. Niente, allora. Ecco, questo togliamolo per piacere, da lì. Ecco. Ci facciamo le fence gate e poi andiamo alla ricerca degli animali che ci servono. Posso farmene delle fence gate? No, io non ho abbastanza materiale in mano. Ok, questi ramoscelli qui togli dall'inventario, questa terra toglila. Posso farmi due fence gate? Ottimo. Ok, questi metti via. Se smettesse di piovere sarebbe anche meglio, ma dubito fortemente perché... Mi sa che andrà avanti per un bel po'. Sapete cos'è che posso fare, in effetti, visto che il materiale ce l'ho e adesso smelto questo che non mi ero dimenticato di farlo? Visto che abbiamo sia l'oro che la redstone, ci facciamo un orologio. Solo che mi serve un quadro. No, me lo tengo in inventario, facciamo prima. Il quadro ci penseremo poi.
Perché dicevo, mettiamo un orologio in casa così sappiamo già l'orario e tutto. Però non abbiamo la pelle. Almeno credo. Non abbiamo della pelle. Aspettiamo che se ne facciano 4 di ingot. E plop, eccoli qua. Prendiamo un redstone dust. Ah, è mezzogiorno, ottimo! Ah no, ok, no, pensavo fosse mezzogiorno. Beh, è appena passato, in effetti. Ok, mettiamocelo. Ma sì, mettiamocelo qua, va. Così sappiamo un po' l'ora. Però è così è storto, che fastidio! Perché lo tieni in mano così l'orologio, Dio mio? Mi ha raccoglio sto grano, va. Andiamo così. Piantiamone almeno un paio, ecco, ci teniamo due semini proprio di numero. Le carote finalmente sono cresciute, direi di ora andare a raccogliere questa. Facciamo così, e voilà. Così inizia ad aumentare un po' il livello di roba che abbiamo nella farm. Questi mettili via, magari mettili in una posizione che li vedo. Bisogno di avere un. Devo farmi delle ceste per capire un po' per fare la divisione un po' della roba, perché così è un po' un casino a capire dove è tutta la roba. Aspettiamo che se ne vada via sto maledetto tempaccio, magari. Che ora è? Ok, qua è quasi notte. Aspettiamo proprio che si faccia notte e andiamo subito a letto. E andiamo alla ricerca degli animali. Ecco qua. Ok, ho visto che le canne si stanno crescendo, sì, ma certo, non può mai mancare che Telegram rompi il cazzo, no? Come di consuetudine, poi continua anche, cioè. Vi assicuro che nel prossimo episodio lo tolgo l'audio del telefono, perché sennò diventa veramente fastidioso da sentire ogni volta. Ok, abbiamo recuperato già 15. Oh, cazzo, 15 canne da zucchero? Non sono pochi, ragazzi, comunque. Di certo quando inizieremo a usarle saranno poche. Però per il momento non sono poche raccolte così. Allora, direi di andare a cercare. Speriamo le galline per prima. Sono le pecore che in realtà sono quelle più bastarde da trovare. Anche se non è vero, perché le abbiamo trovate per prime proprio quando ci siamo spawnati in questo mondo. Quindi. Allora, aspetta, 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 aspetta. Qual è le nostre coordinate di casa? Vorrei evitare di perdermi. Allora, meno 2 e 67 e 1128 mortacci. Tu a quanto sono andati in là con la Z? Allora, questo cos'è? Nord? No, non può essere nord perché dove va giù il sole, quindi è west. Ok, andiamo a ovest e vediamo cosa c'è qua. Speriamo di trovarle subito a sto punto. Faccio sempre dei gran lupi. Il problema è che dove ci sono i lupi, le pecore e i polli non ci sono in effetti. Adesso che ci faccio caso, cosa cazzo sto vedendo? Com'è possibile sta generazione qui? Il mondo magico di Minecraft, signori. Dove tutto è possibile. Tutto è veramente possibile. Cosa ci fa un gatto qui? Miau proprio. Madonna, bella però sta montagna. Wow, bellissima. Carina. Mamma mia. Sì, carina per modo di dire, porca troia, qua c'è da buttarci nel precipizio, altro che. Che tristezza sto bioma, posso dirvelo? Mamma mia, non c'è una gallina o qualsiasi animale proprio da morire. Primo polletto, ok, già è un buon inizio. Signor Pollo mi seguirebbe, grazie. Non ha. Oh! Così
Ragioniamo Minecraft. Sì, così si ragiona. Ok, non ci siamo neanche allungati troppo. Bene. Voi slittate sul ghiaccio. Sì, un pochettino sì. Neanche tanto. Sono io che slitto come una merda proprio. Dai, seguitemi. Andiamo. Io ho paura di andare vicino nelle zone dove ci sono i lupi, in effetti, adesso. Perché se me li ammassa è la fine. In teoria dovrebbero essere solo le pecore che loro attaccano, però. Vediamo. No, non gliene frega. No, non gliene frega una massa, invece. Ottimo. Pensavo gliene fregassero, invece no. Oh! Che culo! C'è un'altra gallina! Perfetto! Perfetto! E vabbè, quante! Sì, vabbè, ma che culo! Ah, ora puoi fare le torte. Ah, beh, sì, sicuramente. Con un uovo solo ci fa una torta. Cioè, ho trovato un uovo. Oh, madonna, aspetta che questi adesso... No, sono cieco o sto vedendo bene? C'è un portale là. Ma che cazzo? Dove cazzo? Devo ricordarmi che c'è un portale lì. Appena abbiamo finito con i polli e le pecore, andiamo a vedere quel portale. Di certo. Sono 6? Ah no, sono 5. Ok. Pensavo fossero 6. Pensavo si fossero moltiplicate nell'ultimo secondo. Eccala. Sono lente da morire le galline, Dio mio, però. Mamma mia. Dai, seguitemi. Mamma mia. Oh, c'è una pecora. Facciamo così, va. Facciamo un po' di multitasking. Ci proviamo più che altro. Allora. Signora Pecora, mi segue? Bene. Piuttosto. Casa mia dov'è già? Ah, è qua, ok. Seguite? Siete tutte? Ok. Ho molta paura di perdere una per la strada e non me ne accorgo neanche. Strano che ci fosse una pecora dove ci sono tanti lupi. Specialmente dove c'è questo lupo. Eccolo là. Vaffanculo. Ah, lo sapevo, visto? Cosa vi ho detto? Lo sapevo già che succedeva sta cosa. I lupi sono un farabutti in questa zona qui. È per quello che io non faccio mai una casa in questo ambiente qui. Perché c'è quel punto dove c'è questa cosa qui di problematica. Andiamo a casa, va. Ci state seguendo? Tra l'altro, per sbaglio ho ferito delle galline. Spero di non avere ferite troppo. Però comunque afferma la mia cosa. Attaccano solo le pecore allora. Pensavo attaccassero anche i polli. Ah, c'è una pecora là, cazzo. Non l'ho mica vista prima. Quella mi è già più utile. Dai, mettiamola qui, va. Dai, seguitemi. Ok. E le galline le abbiamo portate a casa. Ok. Il primo problema ce lo siamo tolti. Adesso è il problema è le pecore. Perché se ci sono i lupi di vicino a casa, è la fine. Basta che loro si avvicinino un pochettino alla rete e si fanno ammazzare queste qui. Che palle. Ecco, questo è un problema. Perché le pecore comunque vada a me mi servono. Anche se non sono utilissime, a me mi servono. Ok. Potremmo averne già due, ma alla fine ne abbiamo solo una al momento. Vabbè. Non è un problema, dai. Possiamo sempre recuperarle. Che sta lì dentro te. Allora, aspetta, prima di entrare, dammi semi in mano. Ok, recuperiamo queste uova e facciamo così. Intanto mangio. Ok, e abbiamo finito di mangiare. Bene! Sono proprio contento. Ti togli te per piacere? Allora. Andiamo a posare il grano, sicuramente. Poi,
uova, la lana, ecco la carne, facciamo una roba. La cuociamo. Questo lo mettiamo via. Lo controlliamo qua. Ok, qua è cresciuto un po' di questo. Ottimo. E qua continuiamo a piantare. Qua è cresciuta una carota, ottimo. Ok. Patate. No, ho sbagliato, vedi? Vedete che i miei occhi mi ingannano a volte? Mannaggia, ma era questo. Ok. E poi andiamo già a iniziare a cuocere le patate, così abbiamo anche questo cibo qui da mangiare. Dunque. Ah no, aspetta, il grano ci serve ancora invece, scusate. Devo andare a recuperare, almeno dobbiamo recuperare in questo episodio tutti gli animali che ci servono. Si sta facendo notte quasi. Vero? Sì, quasi notte. Se ho fortuna, magari ce n'è un'altra qua di pecora. Dubito. C'è un cane qui, vedi? L'ideale sarebbe se lui è da solo. Ho visto quel commento, tranquilli. Adesso sono certo che funziona questa cosa. E lo utilizzerò molto spesso, ragazzi. Quindi grazie a chi mi ha dato la dritta sul fatto che se cadi, il damage aumenta. Cioè dà più possibilità di avere un critico nella kill. Quindi buona sapersi. Allora, andiamo a cercare un'altra pecora sperando di non beccare un lupo della strada. È un problema se non becchiamo un lupo. Allora, c'è un... Cos'è quello? Perdonami, che cazzo è? Ah, cos'è un'altra... aspetta! Abbiamo un'altra cosa... Vi ricordate nel primissimo episodio che avevamo trovato la strana struttura in mezzo all'acqua? Questa è un'altra! Quindi qui sotto forse c'è della ghiaia... Sospetta forse. Ah, interessante. Adesso quando mi farò il pennello proviamo a vedere cosa ci salterà fuori. Perché nel primo episodio per sbaglio ho rotto un blocco che non dovevo e amen, quello è andato perso. Però questo sono sicuro che c'è e quindi non lo spaccherò. Qua c'è del gran ghiaccio qua. Oh madonna, è vero che abbiamo il mondo del ghiaccio qua anche. Che casino. Qua abbiamo anche gli orsi, quindi. Più che altro, una pecora. Cristo, una pecora, ti chiedo. Non mi dire che le hanno ammassate tutte lì. Perdonami. Chi è che mi ha ruttato nelle orecchie qui? Ho molta paura. Quello è un maiale. Ho molta paura che non ce ne siano più di pecore. Che palla. Speriamo di no. Non vedo però segni di vita. Quello è una... Che cazzo sta facendo con lo zombie? Perdonami. Il top sarebbe trovare una pecora anche se è di un colore diverso. Perché comunque vada. Cioè, il top del top è trovare la bianca. Però, anche se non è bianca, non è un grosso problema. Se devo dirmi la via, a me interessa soltanto avere la pecora più che altro. Però adesso vedremo perché non ne sono sicuro che la troveremo facilmente. Oh, aspetta, 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 aspetta. È una pecora? No, era un blocco di neve. Mannaggia a te. Se quel lupo non mi ammazzava la pecora, ne avevamo due. Oh, gatto. Perché qui il problema è avere a che fare con i lupi. E quello è il mio problema. E poi bisogna stare attenti a come attacchi. Perché con la spada fai la striscia come attacco. Quindi c'è anche il problema che potresti attaccare anche quelli di fianco a quello che stai cercando di ammazzare. Ed è un problema. Una pecora. Se io fossi una pecora, dove cazzo mi metterei? In una zona sicuramente dove ci non ci sono dei lupi. No?
Sarebbe anche un giusto ragionamento. Voi cosa dite? Oh, qua c'è una volpina. Ah, ecco, la volpe è un altro animale che al lupo gli sta sul cazzo, in effetti, adesso che mi ricordo. Perché nel primo episodio abbiamo visto un lupo attaccare la volpina. In effetti. Aspetta, proviamo a tornare. Aspetta, vediamo che non ce ne sia una qui, magari. Proviamo a tornare verso il nostro spawn, magari. Perché mi ricordo che le avevo viste più in là, più che in effetti. Aspetta, facciamo il giro. Torniamo da questa parte. Vediamo se non ci sono animali. Ah beh, certo, pure. Un'altra volta. Mi pare giusto. E oddio, questo è un temporale. Si è oscurato moltissimo la visuale. Non mi piace. Non mi piace. Ho molta paura che questa volta ci sia un temporale in vista. Tra un po'. Oh, un animale ti chiedo, eh. Cioè, neanche quello. Più zero. Ah, beh, maiale c'è, ok. Ma non quello che volevo. Qua cos'è? Una gallina? Vabbè, pure. Certo. Tutti ma all'infuori della pecora, giustamente. Stiamo a vedere. Quanto è bello simpatico sto gioco. Dai, non è possibile non ci sia una pecora. Mi pare veramente impossibile. Che ne ho trovata una e basta. Questa proprio è sfiga, eh. Questa è veramente, ma veramente sfiga. Ne avevo due, ne ho persa una per colpa di uno stupido lupo. Oh. Ah no. Ah. Questo è un problema, perché se non ne trovo... Oddio. Oddio. No. 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 No, 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 no. Sì, mi dispiace, lupetto, ma sei troppo vicino alla mia zona. Specialmente anche te. No. Mi dispiace uccidervi, ma io non voglio avere problemi, se non vi dispiace. Ok. Allora. Purtroppo io finora non ne ho viste di altre pecore. Ed è un problema. Perché se c'erano e me le hanno ammazzate, in questa zona non si genereranno più. Ed è un problema. Questi togliamoli per piacere. Che sono pericolosissimi questi qui, con i mostri. Specialmente con i creeper. Allora. Ui, non ho più cibo però, aspetta. Prima di andarmene ho bisogno di prendere le patate che avevo messo a cuocere, in effetti. Così. Allora. Purtroppo non stiamo trovando le pecore. Ed è un problema serio. Molto serio. Perché io proprio non le sto vedendo. È un problema, ma proprio grosso. O uccidendo i lupi, do più possibilità alla generazione alle pecore, che non sarebbe male. Però ho paura che in una zona dove sono state ammazzate non si generano più. Qua perché non ho messo torce? Sarò mica pazzo? Ok, ma no, non voglio spawn indesiderati qui dentro anche. Che vado a raccogliere una roba magari e mi ritrovo un animale dentro. Ok, voi non mi piacete qui vicino. Filate via. Fila dentro, scema. Allora, aspetta che andiamo a letto. Aspetta che andiamo a letto. Ok.
Niente, mi sa che per il momento ci toccherà abbandonare l'idea di avere anche le pecore, è che mi dispiace un po', e poi il mio tempo per oggi è finito, cioè posso ancora registrare, ma dovrò dividerlo però l'episodio magari. Allora, comunque, io direi che per oggi è tutto, abbiamo comunque recuperato un maggior numero di galline, almeno. È una pecora, ahimè, purtroppo solo. Niente, noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi, e ciao ragazzi.